Siamo con Carla D'Alessandro, che è una maestra in pensione, anche se secondo me chi è maestro resta maestro per sempre, l'insegnante insegnante per sempre. Siamo qui con lei per parlare dell'ultimo incontro, poi parleremo anche degli altri che ha tenuto per gli anziani del centro sociale in Via Loria e il personaggio di cui oggi ricorre anche la nascita, che ha scelto per proporlo appunto al gruppo che oramai è diventato sempre più numeroso, è stato Edoardo De Filippo. Perché hai scelto Edoardo e cosa c'è che non sappiamo di Edoardo De Filippo? Perché se ne è parlato tanto, si è detto tanto, però secondo me ci sono tanti aspetti professionali e anche personali che noi non conosciamo. Ho scelto Edoardo perché è un autore che mi è sempre piaciuto. Da ragazzina, dagli anni 60, quando la Rai fece tutte le registrazioni con l'ambientazione teatrale, con la regia proprio di Edoardo. E quindi diciamo che le sue commedie io le ho sempre seguite. Poi mi è sempre piaciuto il suo modo di approcciarsi ai problemi, soprattutto ai problemi. I temi della famiglia, dei figli, la società che cambia, perché lui è stato un interprete di queste variazioni della società. Ha vissuto un periodo lungo e che ha interpretato dal 1920 al 1975, quindi un arco di trasformazione enorme. E lui l'ha saputo fare. In Edoardo io ho sempre visto qualcosa di pirandelliano, e c'è, perché come Pirandello, che i suoi personaggi vanno sempre in cerca di qualche cosa, anche i personaggi edoardiani si fanno i dubbi, si pongono in un certo modo di fronte alla vita, di fronte alla realtà. A volte non la vedono, non la vogliono vedere, a volte si fingono pazzi per sottrarsi a certe realtà, come troviamo benissimo, in Pirandello che Edoardo aveva conosciuto e di cui aveva una grande ammirazione, così come erano fraternamente vicine Totò ed Edoardo, si stimavano moltissimo. Quindi quest'autore io l'ho sempre seguito, l'ho sempre studiato, ho sempre fatto interpretare anche ai miei alunni alcuni brani di Edoardo. E quindi mi è sembrato facile, giusto proporlo. È un autore complesso, non lo nascondo, è un autore che ha un suo carattere, un suo vissuto, cioè un uomo che in 3 anni ha visto la morte della figlia, la morte dell'ex moglie e la morte della sorella. In 3 anni lui ha avuto un disfacimento delle sue realtà di vita e quindi si è legato molto a Luca. E questo c'è nelle commedie, questo senso del dolore, della privazione, e allo stesso tempo la forza per andare avanti. Perché quando lui dice in Napoli milionaria, ad abbassare nottata, è una grande luce di speranza, no? Perché nonostante tutto quello che si è vissuto, dobbiamo sperare nel domani, dobbiamo avere questa forza nel domani. È molto interessante quello che dicevi e che hai detto e quello che dicevamo noi precedentemente e adesso lo hai chiarito. Quanto sia importante di un personaggio noto conoscere anche quello che è il vissuto personale. Solitamente si è portati a diversificare, a distanziare i due ambiti. Invece la tua chiave interpretativa di tutti i personaggi che di volta in volta hai proposto, indubbiamente questo binario hai sempre tenuto in mente di considerarlo. Effettivamente è una chiave che io condivido perché sia una visione molto più ampia. E invece ti volevo chiedere di Edoardo, anche Edoardo poeta, perché Edoardo ha scritto delle poesie Bellissime. davvero straordinarie. Quindi vorrei che tu dicessi qualcosa al Allora, riguardo. Edoardo
iniziato a scrivere le sue prime cose proprio con la poesia. Poi dopo ha iniziato a scrivere i primi testi. Lui ha espresso tutte le emozioni. C'è una graduatoria, una gradazione delle emozioni. C'è un miscuglio di parole, da quelle dolorose a quelle amorose, che Eduardo riesce a mettere insieme. E apparentemente sembrano poesie semplici, ma in realtà hanno tutta una costruzione, specialmente con il napoletano. Il napoletano ha una sua musicalità, cioè se io dico ti voglio bene, no? Non è la stessa cosa che io ti dico ti voglio bene, cioè è il suono, è il sentimento che è diverso. L'uno è più codificato, più freddo, no? Ti amo, ti voglio bene. Significa che c'è una rappresentazione che esce fuori, un'emozione che viene data oltre. E questa è la grandezza di Edoardo. Quando lui dedica la poesia a Luca, si me vide, te vide, si te parla, me parla. Ecco. Bellissima, beh. Non è solo una somiglianza fisica, è anche una somiglianza dentro, cioè dentro ci sta quell'essere padre e essere figlio. E questo va oltre. E Luca questo l'ha sentito molto, perché Luca ha capito che il padre aveva bisogno di lui. E infatti Edoardo lo dice dopo la morte di Luisella. Lui dice che per lui Luca è tutto. Ecco perché Luca, finché è vissuto, ha portato avanti il senso della famiglia. Come dice Filumena, a famiglia, a famiglia, i figli, non legge accise i figli. E questo è bellissimo. La preghiera alla Madonna delle Rose, non c'è sta cosa più bella. Quando Filumena all'avvocato dice a legge comune mi può impedire e dica che sono suo figlio. Quindi perché lui, che era stato figlio nato da una relazione extraconiugale e mai riconosciuto, lui questo dilemma di essere figlio non riconosciuto, lui l'ha sempre provato sulla sua pelle, così come Totò. Totò Assolutamente. fino alla fine dei suoi giorni, lui Sì. ha ricercato tutte le sue origini, ne aveva bisogno. Hai parlato di Filumena Marturano, quindi non possiamo non parlare di Titina De Filippo, che forse è stata l'interprete più puntuale, se così possiamo dire, del personaggio di Filumena Marturano. Forse per la fisicità, forse per questo sentimento struggente che un po' a De Filippo apparteneva, a prescindere. Sappiamo che Filumena Marturano è stata interpretata da grandissime Sì, attrici, Villa Maggio anche con grandissimo successo, ma forse la Filumena Marturano di Titina è è diversa, sì. diversa. Secondo te, in cosa è diversa? È diversa nel pathos, nell'aver sperimentato su di sé che cosa significava essere figlia in un certo modo. Aver sperimentato poi essere madre. Ma Filumena ha avuto una discussione con Edoardo a proposito del personaggio. L'ho detto pure durante la serata. Le prime rappresentazioni di Filomena Martorano non andarono bene. Perché Edoardo voleva che Titina la recitasse secondo come lui la sentiva. Una sera Titina si scocciò e disse: me la devi far fare come io penso che sia Filumena Marturano. E quella sera Titina la recitò non come voleva Edoardo, ma come lei la sentiva, cioè una madre, una donna che stava lottando in quel momento per se stessa e per i figli. E quindi Titina diede all'interpretazione
che è forse l'interpretazione più empatica che ci sta di questa rappresentazione. Io a volte me la vado a rivedere, Titina e De Filippo, perché il suo, cioè, è vero che è una recitazione che si rifà agli anni al 59, al 50, Certo. quegli anni là, però rivedere i tempi di recitazione, quelle pause, quel volto che esprime anche nel silenzio quello che tiene dentro quella donna, è straordinario. Cioè, non ci sono. È vero che ogni attrice, ogni attore, interpreta quello che legge secondo poi la propria personalità, no? È logico, però come lei ha caratterizzato Filumena Marturano, dopo di lei le attrici avranno sempre una vita difficile nelle interpretazioni. Non l'avranno perché se a vedere lo spettacolo sono giovani, e io mi auguro che vadano a vedere la rappresentazione di Filumena Marturano recitata a teatro. Perché i giovani devono andare al teatro. Il teatro è il contatto più forte che ci può essere tra l'interprete e il pubblico. Perché si crea un'empatia nel Molto teatro, concordo. un qualcosa che è difficile da C'è descrivere. una connessione C'è che è una connessione. diversa. E quindi io penso che sia giusto che i giovani vadano a teatro, educarli al teatro. Hai detto una cosa che concordo perché l'ho vissuta. Io ho visto Filomena Marturano interpretata da più attrici. È vero, quella di Tina ha qualcosa di diverso, Sì. forse anche nella fisicità, forse c'è anche un elemento che è legato proprio all'età, alla corrispondenza tra il personaggio di Filomena Marturano e Titina, che non è più giovanissima, e quindi porta anche sul suo Il suo volto vissuto. il suo vissuto, e quindi c'è proprio un incastro perfetto con questo sentire che viene anche da un'esperienza di vita. Torniamo ad Edoardo. Anche questo difficile rapporto tra fratelli, tutti talentuosissimi, tutti con una personalità Molto molto forte. forte, che si sono molto amati, ma che hanno anche discusso parimenti. Puoi aggiungere qualcosa rispetto a questo Allora, secondo aspetto? me tutto nasce dall'inizio, cioè sono fratelli, specialmente Peppino e Edoardo, con delle personalità molto forti, con forse due diverse concezioni del teatro, l'uno più comico, più popolare, o l'altro più, diciamo, mentale, e non sono riusciti a trovare un'amalgama. E questo ha reso i due fratelli grandi per se stessi, però forse se fossero riusciti a trovare quell'amalgama, forse oggi avremmo anche potuto vedere un abbraccio tra questi due fratelli, e questo è quello che è mancato tra di loro. Ma forse anche l'epoca, il vissuto che avevano, non hanno permesso loro di avere questo. E a volte succede, ma erano due personalità importanti, insomma, due personalità che si sarebbero comunque scontrate, quindi non si può giudicare. No, e poi forse hai ragione quando dici che quegli anni, Poi anni in quegli cui, anni. voglio dire, la facilità a comunicare, rispetto ai sentimenti, soprattutto tra persone della stessa famiglia, non era poi così normale e così, spinta, no? Come oggi. Quindi sicuramente fa parte di un periodo storico. Cosa hai scoperto di Edoardo che non immaginavi o qualcosa che pensavi, diversa? No, allora, quello che mi ha colpito è che già si capisce, che io già l'avevo inteso,
Però quello che mi ha colpito è la sua grande moralità e la sua severità. E questo è il suo metodo per far capire agli attori come dovevano recitare. Lui aveva questo metodo. Tutte le parti lui le recitava. E per far vedere all'attore di turno come quel personaggio andasse portato al pubblico. Quando lui si accorgeva che l'attore aveva interiorizzato il personaggio, allora lui non interveniva più. E lasciava all'attore la possibilità di dare a quel personaggio la sua personalità. E questo ti dice la grandezza dell'uomo, cioè la sua severità, ma anche la sua capacità di comprendere quando era il momento di uscire lui di scena come autore e come regista e di lasciare il campo all'attore. Questa per me è una grande lezione di professionalità, perché lui dava e lasciava E andare. anche di capacità, Eh di sì. interpretativa e insomma di tante cose, una personalità davvero così No, ma sfaccettata. se lo approfondisci, ti spingo ad approfondirlo maggiormente, ti accorgerai che veramente è una personalità molto complessa. Lui veniva chiamato il direttore, cioè davanti, Già questo ti fa già capire. questo ti dice tutto, però ti dice anche, io ho letto molte testimonianze di attori, fotografi, sceneggiatori, costumisti che hanno collaborato C'era chi lo con lui. amava e chi forse lo No, detestava. no, guarda, diciamo che le persone di cui ho letto le testimonianze essenzialmente hanno detto della sua severità, però l'hanno anche rapportata all'epoca. Cioè, noi non dobbiamo guardare la severità di ieri con quella di oggi, con la vita di oggi. Quindi, allora quello era. Insomma, le realtà storiche, noi dobbiamo sempre contestualizzare una vita, un carattere, un modo di essere. Un conto è nascere nel 1900 e un conto è nascere nel 2000. Certamente. Quindi va tutto contestualizzato, perché è una formazione diversa. Che idea ti sei fatta studiando il personaggio di Edoardo rispetto al suo mondo interiore? Mi spiego meglio. Era un uomo sereno o un uomo non sereno? Allora, io mi sono fatta questa idea, che lui ha vissuto tutta una vita cercando di portare fuori da se stesso tutti i dubbi, i drammi della sua esistenza. Però poi aveva trovato una sua calma, una sua tranquillità nella sua severità, perché lui fino all'ultimo ha portato a termine quello che aveva iniziato, imponendosi, anche quando stava poco, ma Sì. bene, stava male, lui lo ha Non fatto, vedeva neanche più bene, lui non l'ha vedeva. fatto sempre. E quindi penso che questo è il suo sigillo, la sua realtà. Ultima domanda, il rapporto con Totò. Era un rapporto fraterno, si stimavano, si capivano, due personalità dissimili, ma simili. Può sembrare un dualismo, no, perché venivano da due realtà iniziali difficili, tutti e due non erano stati. Erano stati figli che erano nati e non erano riconosciuti all'inizio, poi Totò è stato riconosciuto, Edoardo no, fino alla fine, anche se Scarpetta però ha provveduto alla sua educazione e tutto il resto. Però questi inizi così duri li hanno affratellati, ma nello stesso tempo
hanno permesso a questi due uomini di non chiudersi in se stessi, hanno sempre cercato di dare qualcosa agli altri. Totò girava per il suo quartiere e dava la mancia, i soldi alle persone. Edoardo andava a fare gli spettacoli per i ragazzi che erano in carcere, quindi aiutava la gente per come poteva. Quindi sono persone che sono state grandi, ma non solo perché avevano un'arte, ma anche come uomini, anche come uomini, perché hanno saputo vivere, hanno saputo affrontare le difficoltà e hanno saputo non chiudersi in se stessi. Forse trasformare anche quelle sofferenze in qualcosa di diverso, anche andando incontro agli altri. Sì. Anche se mi viene poi da pensare, vedi come è una considerazione questa, come è più facile farlo verso l'esterno, farlo con persone che non appartengono alla tua famiglia, ma che hanno qualcosa in comune con te, penso a Totò, e invece in famiglia, dove tutto dovrebbe essere più facile, no? Perché i tuoi fratelli hanno vissuto quello che hai vissuto tu, invece questa Non c'è comunicazione stata, risulta essere più difficile. purtroppo, Sono meccanismi psicologici. sono meccanismi, hai detto bene, sono meccanismi psicologici, per cui, allora, bisogna accettarli per così come sono. Allora Carla, ti Questo. faccio una proposta. Volevamo parlare anche di altri autori che tu hai proposto, però abbiamo già, come dire, detto tante cose. Ti propongo pubblicamente, ci diamo un appuntamento con una cadenza che preferisci e affrontiamo, o riaffrontiamo, autori che tu hai proposto al Mi fa centro per piacere. anziani, se Io ci tu sei tengo a d'accordo. ringraziare D'accordo, Marilena assolutamente. perché veramente è stata una persona disponibilissima, mi ha lasciato ma la massima libertà. Voglio ringraziare anche le amiche del gruppo di lettura che sono sempre venute e tutte le altre persone che sono venute e mi hanno fatto capire con la loro presenza che quello che io stavo facendo era una cosa che loro gradivano. E di questo ringrazio tutti, perché veramente, cioè, il mio impegno c'è stato, però ho trovato persone, che hanno capito che, mettersi in gioco e fare una cosa del genere, non è facile, non è di tutti i giorni. E quindi, li ringrazio tutti perché veramente mi hanno dimostrato, di apprezzare quello che io ho fatto. Noi Ho ringraziamo te. cercato di dare un po' di cultura al territorio e Ci sei riuscita. io questo so fare. Ci sei riuscita perché l'hai fatto in un modo nuovo, focalizzandoti non solo su quelle che erano le produzioni, ma andando proprio dentro al personaggio e per cercare di tracciare un Perché, profilo perché per psicologico. me è importante non solo lo scritto, ma anche il vissuto, perché tu dal vissuto comprendi anche quello che scrive l'autore. Perché i personaggi, quando un autore scrive un personaggio, il personaggio ti viene incontro, no? Ma in quel momento in cui tu lo scrivi, diventa a sua volta una persona. Una persona che è come se fosse carne, ossa e sangue. E Assolutamente. quindi È così. è così, È è così. così. Grazie, Carla Ti d'Alessandro. ringrazio a te Alla prossima. Alla per questo prossima. incontro, molto, penso che ti sia stato gradito. Assolutamente sì. Alla prossima. Alla prossima.